sono zelandese, siccome Peter Jackson una volta fece un film, Peter Jackson una volta fece un film in cui si inventò che l'inventore del cinema non erano stati i francesi Lumière, ma uno scozzese arrivato in Nuova Zelanda, che fu il primo inventore del cinema, fece una cosa incredibilissima, cioè tu vedevi questo documentario che sembrava che fosse inoppugnabile, e poi però disse: no, guardate, l'ho preso in giro, questo personaggio è totalmente inventato. Da lì nacque poi il termine mockumentary, che sarebbe il finto documentario che in realtà ci prende in giro e che ci mette anche, perché di solito noi diamo al documentario una proprietà talmente assertiva in fatto di verità e di realismo che non lo mettiamo mai in discussione. In quel caso lì era totalmente falso. Quindi io tenderei a considerare come primo film in assoluto dedicato a Marte questo Un matrimonio interplanetario, si chiama proprio così, di un personaggio piuttosto eccentrico e un po' dimenticato della cultura popolare italiana. Aveva 14 cognomi, però per comodità si firmava Enrico Novelli, ma in realtà aveva anche un nom de plume che era Iambo. Iambo con la Y, sembra un personaggio della Bonelli, ma non era un personaggio della Bonelli, scriveva anche tra altri fumetti, e fu il regista di questo cortometraggio del 1903, pensate, 1903, che era la storia di un uomo, un inventore, diciamo, dilettante, che attraverso una specie di telescopio riesce a mettersi in contatto con una creatura di Marte, ovviamente è una creatura femminile di Marte, e vivrà con questo personaggio una storia d'amore, soprattutto telepatica, che però aveva anche un che di esotico ed erotico, termini che all'epoca ben si legavano tra loro. E la cosa, adesso io non so se Tolstoi avesse mai visto questo film del 1903, immagino di no, però Tolstoi scrisse poi un racconto di fantascienza a Evita che racconta praticamente la stessa cosa, con l'unica differenza che a innamorarsi della marziana, che poi in realtà sarebbe addirittura una regina, quella che dà il titolo, è un ingegnere russo di grande statura, di grande importanza, che poi nella versione cinematografica del 1924 di Aelita, il primo film di fantascienza della storia russa, della storia del cinema russa, 1924, pensate alla data, siamo già in pieno l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, quindi naturalmente aveva un peso anche politico importante, allora diventa un ingegnere molto, molto capace e di grande talento, che riesce a inventare per primo il modo per comunicare con i marziani. Ma la cosa che a noi interessa è realizzare che anche in quel caso non erano marziani, ma una marziana di cui si innamora. Quindi il primo dato che noi abbiamo è un dato, diciamo così, esotico, ovvero parliamo di una marziana come può essere una regina di qualche mondo misterioso inventata da Salgari o Salgari, che dir si voglia. Non è un riferimento che faccio casualmente, perché i creatori di immaginario che in qualche modo hanno reso possibile la nascita del cinema di fantascienza e quindi anche la riflessione del cinema di fantascienza sul pianeta rosso, sulle sue possibilità di colonizzazione, arriva da lì, arriva da un immaginario che ha a che fare soprattutto con la letteratura cosiddetta popolare. E qui mi permetto un breve inciso, che però mi serve per farvi capire anche quello di cui stiamo parlando, sulle origini del cinema di fantascienza. Guardate, l'arte del cinematografo è una delle più giovani, una delle più imberbi, perché se voi la paragonate alla storia dell'arte figurativa o alla storia della letteratura, qui parliamo di poco più di 100 anni contro un tempo eterno praticamente, quindi non è neanche paragonabile. Il cinema nasce in piena temperie positivista, quindi si sviluppa attraverso un rapporto molto stretto con la scienza, tant'è che qualcuno dice che il cinema in fondo ha due madri, gli manca il padre, ma ha due madri che sono la scienza e la magia, perché vuole stupire, all'inizio è
rappresentato nelle fiere ai margini dei Luna Park o dei circhi, però può esistere solo in quanto c'è la tecnologia che gli permette di esistere. E la fantascienza nasce immediatamente, nasce con il cinema. Da una parte i Lumière fanno i loro esperimenti di realismo con la macchina relativa, perché poi hanno fatto anche delle cose più bizzarre, però un realismo relativo all'utilizzo della macchina da presa, un'invenzione che dicevano non avrà futuro, pensate. Questo in realtà l'aveva detto il loro padre, però comunque uno della famiglia Lumière disse cosa volete che sia, questa è un'invenzione che non avrà mai futuro, e poi invece siamo ancora qua. Esattamente, quindi siamo sempre tra fratelli. Però di fianco a lui ci fu un signore che faceva anche l'illusionista, cioè era uno che faceva il prestigiatore illusionista, che si chiamava Georges Méliès, sempre francese, che cominciò a fare i suoi esperimenti sulla fantascienza con degli effetti speciali, ragazzi, che ancora oggi vi posso assicurare. Io l'altro ieri, lunedì, ero dai vostri colleghi in una scuola di Piacenza, ho fatto vedere un film della preistoria che si intitola Lo studente di Praga del 1913, che è il primo film che utilizza la doppia esposizione per creare un doppelganger, cioè c'è un personaggio che vende l'anima al diavolo. No, ma guarda, vi invito a vederlo perché è stupefacente, perché non è che gli vende l'anima al diavolo come il Faust, questo se la porta via, no, il diavolo, che peraltro è italiano, si chiama Scapinelli, gli dice: guarda, io ti do la possibilità di arricchirti e ovviamente di avere la donna che vuoi, perché poi noi maschi sempre solo per quello, allora, perché lui vuole diventare ricco per avere la donna che vuole, non è il contrario, e comunque gli dice: però mi lasci portare via quello che voglio da questa stanza. E lui, che vive in una camera miserrima da studente, gli dice subito di sì. Ovviamente c'è uno specchio, lui si riflette nello specchio e gli dice: va bene, allora mi porto via la tua immagine riflessa. L'immagine riflessa esce dallo specchio e quindi noi abbiamo nella stessa inquadratura i due personaggi. È un effetto speciale, è un effetto fotografico che si chiama appunto, poi verrà chiamato effetto fantasma, proprio perché c'è questa contrapposizione. Vi posso assicurare che è credibilissimo, naturalmente contestualizzato. Voi vedete un trucco di Méliès, Voyage dans la Lune, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto, è la luna nel cielo, il missile che arriva e arriva nell'occhio. In realtà era una patata e una matita, ok? Però fatto in questo modo è assolutamente credibile. Vi ho fatto vedere un pezzettino di Spider-Man di Sam Raimi, parliamo del 2002, gli effetti speciali sono meno freschi, sono più obsoleti, ok? Perché naturalmente si confrontano con l'evoluzione contemporanea degli effetti speciali, cioè siamo più disposti a considerare come realistico o credibile il vintage dell'effetto speciale del 1913 o del 1903 piuttosto che uno dell'inizio degli anni 2000, che sembra già superato ampiamente da nuove tecnologie e da nuovi e da nuove come dire, non si possono vedere. Dopo due anni gli effetti nuovi sono già, esattamente, quindi diventa anche più difficile poterne. E allora il cinema ha una grande sfida fin da subito, perché ragazzi, adesso Antonio magari qui mi contraddice perché anche lui è uno sceneggiatore, quindi uno scrittore, però lo scrittore ha come unico limite la propria immaginazione e naturalmente l'apertura di credito del lettore, ma nel momento in cui si instaura un rapporto, diciamo, di mutua complicità tra il lettore e lo scrittore, lo scrittore ha come unico limite la propria immaginazione. E quindi che problemi ha? Non può inventarsi quello che vuole, ma renderlo visibile sullo schermo, che vuol dire mantenere l'illusione della realtà, cioè voi dovete credere che sia possibile quello che sta accadendo. Anche se è impossibile, guardate che io lo dico anche dalla battaglia di New York del primo Avengers. Cioè, se non fosse così credibile, è ovvio che come possiamo pensare che sia realistica una roba del genere? Cioè, ci sono dei personaggi in calzamaglia che distruggono degli alieni, cioè è impossibile, però è credibile nel momento in cui voi gli date questo statuto di credibilità. E allora naturalmente non vi ponete più la domanda, entrate nel film, ve lo godete così com'è, è morta lì. Per uno scrittore è, tra virgolette, più semplice, naturalmente deve avere l'idea, perché quella è la sua grande sfida, avere l'idea. Ma per il cinema è una grande sfida, perché ha bisogno di fare questo tipo. Però all'inizio
parte gli esperimenti di cui vi ho parlato, compreso anche il nostro primo film marziano, all'inizio il rapporto tra la letteratura e il cinema, soprattutto nel campo della fantascienza, più che in altri generi, anzi forse solo nell'horror, ma non credo neanche tanto nell'horror, solo nella fantascienza, è strettissimo. Cioè, probabilmente un'intera generazione di scrittori, quelli inglesi e quelli americani, in particolare a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, riconoscono l'importanza di questa sfida tra il cinematografo e l'immaginazione e si mettono in gioco pure loro. Non è un caso, adesso qui parlo di televisione, ma è una televisione talmente alta che è cinema. Ci fu una serie televisiva di fantascienza storica, meravigliosa, antecedente Star Trek, che è Ai confini della realtà. Ebbene, gli sceneggiatori di Ai confini della realtà erano i migliori scrittori di fantascienza sulla piazza, ma non è che si svendessero ad andare a scrivere i soggetti e le sceneggiature di questi episodi di fantascienza. No, è che anche loro si mettevano in gioco. In particolare uno di questi sceneggiatori si chiamava Ray Bradbury. E a Ray Bradbury dobbiamo una importante codificazione della marzianità in letteratura, perché lui nel 1950, raccolta di racconti che aveva pubblicato in precedenza sulle Pulp Magazines, che sono quelle riviste popolari che leggevano i vostri coetanei negli anni 40, pubblica un libro che si intitola Cronache marziane, ok? Che vi invito a leggere, tra l'altro è composto da piccoli racconti, anche questi di una certa freschezza, se naturalmente li contestualizzate al periodo in cui sono stati scritti. Allora, Cronache marziane è uno dei più grandi, delle più grandi opere di letteratura western che siano mai state scritte. Questo è il grande paradosso del libro. Cioè, però, che dà una chiave di lettura della fantascienza americana. La fantascienza americana è il genere più vicino al western, perché parla dell'incipit di Star Trek, spazio, ultima frontiera. E allora, la frontiera, quella americana, quella che i cowboy andavano a cercare di conquistare, di togliere agli indiani e altre forme, tra virgolette, aliene. Allora, Bradbury si immagina una possibile colonizzazione di un nuovo spazio che ha le caratteristiche della frontiera, addirittura recuperando quelli che erano stati i fondamenti della letteratura della frontiera, che arrivavano da questa sorta di naturalismo o naturismo tipicamente americano, cioè il rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e l'ambiente, come l'uomo poteva in qualche modo armonizzarsi con l'ambiente, fino a farlo diventare una sorta di proposta e di ipotesi politica, cioè comunità che interagissero, pionieristiche che interagissero con l'ambiente, diventandone in qualche modo parte e armonizzandosi adesso. Quindi, guarda caso, una delle opere più teoriche della fantascienza ha a che fare con Marte. Però Marte, infatti, uno degli aspetti, cioè paradossalmente i maggiori critici di Cronache marziane sono stati i grandi appassionati di fantascienza. Cioè quelli che vorrebbero che avessero un esatto bilanciamento il termine fanta e il termine scienza. Fanta non la lanciata, ma la fantasia, ok? Perché in realtà in Cronache marziane non c'erano cose troppo non c'era neanche il rispetto della tecnica possibile per poter arrivare su Marte. Era tutto, diciamo, un pretesto per raccontare la storia di una nuova conquista, di una nuova frontiera, ok? Quindi dal punto di vista della scienza era completamente sbarellato, ammesso che un racconto di fantascienza debba essere da questo punto di vista fedele almeno a delle linee di partenza. Altri scrittori, per esempio uno come H.G. Wells, che si inventò in un centro a Marte, anche se H.G. Wells, ma poi ci arriviamo, ha a che fare con Marte, perché la guerra dei mondi, chi è che ha visto la guerra dei mondi con Tom Cruise? Vi è piaciuto? Vabbè, un bel po'. Beh, allora, io è un film che mi è molto simpatico quel film, perché non lo considero un capolavoro di Spielberg, ne ha fatti altri di fantascienza più importanti che rimarranno di tutto, però mi è sempre stato simpatico il personaggio di Tom Cruise, perché non so se vi ricordate che Tom Cruise nel film fa l'operaio, Working Class Hero, però per motivi di product placement è firmato da Warburg,
quindi va in giro con un giubbotto che in realtà costa $700-800. Ora, un operaio che va in giro con un giubbotto barbo che io non mi posso permettere, mi fa girare un po' le scatole, però vabbè, sono le però lui è Tom Cruise, io no, ovviamente. Quindi c'è questo punto di partenza. E H.G. Wells invece fece un altro racconto che è diventato miliardi di film, ha ispirato un sacco di roba, che è La macchina del tempo. Ora, La macchina del tempo partiva invece da presupposti, ovviamente non esiste una macchina del tempo, ma come Giulio Verne, altro grande scrittore di fantascienza, questo non arrivava dal nulla. C'era uno che aveva studiato le possibilità tecnologiche e le metteva in campo, cioè era come se in qualche modo partisse dal dato empirico scientifico per poi costruirci sopra una grande fortezza di immaginazione. Questa è la fantascienza, così come era in qualche modo nata. Nel momento in cui c'è, noi arriviamo agli anni 50, gli anni 50 sono il decennio d'oro della fantascienza americana, però in quel momento sono soprattutto gli americani che si misurano con questo genere. Abbiamo poca memoria e poca conoscenza di quello che facevano oltre la cortina di ferro, cioè nell'Unione Sovietica, ma come vi ho detto, invece anche loro hanno sempre avuto una produzione di cinema fantastico, anche perché se ci pensate bene andava un pochettino di pari passo con quello che accadeva nella realtà, cioè la corsa alla conquista dello spazio, che è stata fatta un po' dai russi, un po' dagli americani, un po' dagli americani, un po' dai russi, che sono sempre andati avanti, prima arrivava uno, poi arrivava l'altro, poi l'altro recuperava, finché gli americani non hanno vinto arrivando sulla Terra. Tra l'altro il film che racconta lo sbarco sulla Luna è fuori adesso la Luna, sì, ho detto Terra, scusate, deve arrivare sulla Luna. Il film che racconta lo sbarco sulla Luna è nel cinema adesso, si chiama First Man, il primo uomo. L'hai visto? No. E il cinema è una sfida impossibile. Lo so, però credo che ti potrebbe piacere perché ha a che fare con le cose molto scientifiche e tu probabilmente conosci anche tutti i modelli che hanno usato di navicella per arrivare in un certo punto. Un tempo li sapevo tutti a memoria, non di adesso immaginiamo che, ma lì ti rinfresca un po', ti rinfresca la memoria, perché l'aspetto scientifico di First Man è predominante rispetto a quello fantastico, anche se c'è poi una dimensione direi quasi religiosa, che quindi rimanda ad un discorso diverso che non è quello realistico. Per tornare a noi, sennò divago troppo. Allora, nella preistoria del cinema, quindi, il Marte è un luogo che potrebbe essere come la tortuga, cioè una specie di mondo immaginario dove vivono amazzoni, regine, donne, guerrieri, ricchezze inaudite, una fauna e una flora che non si sa da quale ideale immaginario siano venute fuori. Quindi non possiamo dire che se ne avesse paura. Sembrava una cosa talmente irreale, una cosa talmente lontana dalle possibilità reali di contatto dell'umanità, che ci si poteva costruire sopra qualunque tipo di ipotesi. E l'ipotesi migliore era appunto quella esotica, cioè il fatto di un altro mondo dove ci si poteva innamorare di queste belle marziane. È comunque un luogo da conquistare, cioè siamo noi che andiamo su Marte, noi terrestri che andiamo su Marte. E qui si arriva agli anni 30, quando in questo caso entro un po' nel suo campo, perché c'è un grande fumetto in quegli anni che è Flash Gordon. Ve lo ricordate? Bene, Flash Gordon diventa subito un personaggio spendibile anche in termini cinematografici. Negli anni 30 viene prodotta dalla Universal, che è una delle major americane, una serie TV di 15 episodi, io purtroppo non l'ho mai vista, ma comunque mi incuriosisce, che arriverà in Italia con il titolo Flash Gordon alla conquista di Marte. Quindi comunque entra in gioco il pianeta rosso anche nelle avventure di Flash Gordon, il quale Flash Gordon in realtà vive in una sorta di cosmogonia inventata, perché ci sono dei pianeti, ci sono delle forme di vita, ci sono delle galassie che sono state inventate dal suo autore Alex Raymond, non sono
a meno che non potrei essere smentito, il pianeta Monco magari scopriremo che effettivamente esiste e che siamo noi che pensavamo fosse tutta un'invenzione. Però per dirvi che siamo ancora ad un livello di noi che andiamo a conquistare. Poi cambia qualcosa nel cinema e presumo anche nella letteratura, perché appunto vi dico le cose vanno un pochettino di pari passo. Cioè, a un certo punto i marziani diventano coloro che arrivano a colonizzarci, la guerra dei mondi. Nel film di Spielberg la marzianità degli alieni non è particolarmente rilevante, devo dire la verità. Però nel romanzo sì, nel romanzo La guerra dei mondi e nella prima edizione della guerra dei mondi, che è del 1953, parlo della prima edizione cinematografica della guerra dei mondi, che è un film, anche questo, appartiene diciamo alla classicità del genere, ma è piuttosto interessante. Allora, in quel caso i marziani arrivano, 1953. Adesso io non voglio dire che sia soltanto per una questione semantica, però se noi chiamiamo Marte il pianeta rosso e siamo in piena fobia anticomunista, è chiaro che la prospettiva cambia. Cioè a un certo punto questi diventano emblema della minaccia rossa, della minaccia comunista, e quindi sono loro che vogliono venire a colonizzarci. E guardate che quindi viene preso il romanzo di H.G. Wells, che non aveva nulla a che fare con H.G. Wells, da non confondere con Orson Welles, peraltro c'è una E in meno, ma era inglese, era britannico, scriveva i suoi romanzi pensando al suo paese e a un tipo di imperialismo che era un imperialismo di tipo vittoriano, cioè l'America ancora non aveva il ruolo, la predominanza anche scientifica, se volete, che avrebbe avuto di lì a poco. E invece nel momento in cui gli americani si fanno carico, introiettano questo tipo di racconto, la metafora cambia, diventa una metafora più utile al loro momento storico. Quindi da una parte la minaccia nucleare e quindi la paura delle radiazioni, che fa parte anche dei fumetti, ragazzi. Ma scusate, ma vi ricorda Hulk? Come diventa Hulk? Bruce Banner come diventa Hulk? Con i raggi gamma. C'è un personaggio minore di Stan Lee, che però io ho sempre amato tantissimo, che si chiama Uomo Cosa. Man Thing. Allora, in realtà, se vi dovesse capitare, esiste anche il film, però il film è modesto. Uomo Cosa è una specie di Hulk, però in realtà è una creatura delle paludi, quindi quasi, tecnicamente si dice, teratoforme, quindi non ha sembianze umane, nonostante abbia due braccia e due gambe. E si trasforma in questo uomo cosa irreversibilmente, cioè non può più tornare indietro, l'inventore di questo, diciamo, di questa combinazione radioattiva, che poi era quella che avrebbe reso Hulk, quindi Bruce Banner, un mostro verde, ok? Ma Stan Lee non è che lo fa così, tanto per, in realtà nella sua lui si metteva lì il famoso metodo Marvel, insieme ad alcuni disegnatori, in particolare Jack Kirby, che cominciavano a discutere di idee, venivano fuori la casa delle idee, cioè venivano fuori a getto continuo, scrivevano, mettevano giù appunti, uno faceva gli schizzi, e da lì ho fatto i Fantastici 4, cavolo, però Fantastici 4 che diventano tali perché investiti dai raggi cosmici, siamo lì, siamo sempre le radiazioni. Poi ha una grande intuizione, che è quella di dire, ma cacchio, ma perché non facciamo invece anche un gruppo di supereroi con dei supereroi che sono nati così, e inventa il genere mutante, X-Men. Gli X-Men nascono così perché voleva fare una cosa che fosse come i Fantastici 4, ma diversa dai Fantastici 4. E quindi fa questa cosa qui. Ma lo spunto era la paura nucleare, e quindi Hulk, e quindi era gigante. Stessa cosa per quanto riguarda i nostri marziani. Diventano, diciamo così, la minaccia numero uno del cinema di fantascienza, perché arrivano dal pianeta rosso, che era l'altra grande fobia, l'altra grande paura. Tant'è che nel 1997 Tim Burton, sapete chi è Tim Burton? Sì. Bene, vi vedo preparato. Così vi faccio vedere l'unica cosa su Marte oggi, perché nella speranza che sia l'unica cosa che non avete mai visto. No, Tim Burton nel 1996 fa un film che si intitola Mars Attacks. L'avete visto? È bellissimo. Io sono innamorato di quei cuccini, io vorrei cuccini di grazia. Ok. Allora, Mars
Massa Tax non fa altro che sintetizzare quello che vi sto dicendo adesso. Cioè è un film che prende gli elementi politici della fantascienza degli anni 50, che fu veramente il genere più importante, raccolse il testimone del western e fu negli anni 50 il genere predominante anche a livello di produzione, il numero di produzione a Hollywood. Tutti i classici della fantascienza sono nati in quel decennio, naturalmente parlo della fantascienza cinematografica, e in qualche modo ci fa la parodia, per cui gli americani, anticomunisti, tutti un pezzo, sono naturalmente visti in questa maniera un po', se volete anche un po' tagliata con l'accetta, ma è una caricatura, appunto. E i marziani sono ipercattivi, sono totalmente diversi, non umanoidi, sembrano anche addirittura carini e simpatici, in verità sono come devono essere, cioè ipercattivi, cioè che inceneriscono tutto e tutti e se ne fregano, siamo solo un paese da conquistare, senza, diciamo, mezzi termini. Vi ricordate come vengono sconfitti? Come vengono sconfitti? Con una musica di un... come si dice? Country. Sì, una musica country. Esattamente, perché anche qua, anche questa è una signora anziana. Sì, esattamente. La signora anziana che sarebbe la nonna del ragazzo che mette sul disco. Anche quella è una scelta politica, perché la musica country vuole la lungata, poi non è esattamente, come sempre ci sono anche le sfumature, però vuole che la musica country sia quella ascoltata da un determinato gruppo sociale ed etnico di americani, cioè gli americani bianchi, soprattutto del sud, e quindi più conservatori e più legati a questa visione manichea per cui i comunisti sono i cattivi da sconfiggere in ogni modo, come traspariva dai film di fantascienza degli anni 50. Tant'è che poi negli anni 50 si svilupperà anche una un piccolo filone che io oserei definire progressista, umanista, in cui i marziani sono buoni ma non li crede nessuno. Il capolavoro del filone è Destinazione Terra, anche questo è un film di Jack Arnold, è uno dei grandi registi della fantascienza americana o del cinema fantastico americano. Destinazione Terra è molto carina, molto divertente, perché sono tutti spaventati per l'arrivo di questo alieno, peraltro il primo alieno teratoforme della storia del cinema, cioè il primo alieno non umanoide della storia del cinema, che in realtà è un naufrago, cioè è un migrante che si è perso sulla terra e non vede l'ora di andarsene a casa, come ti, ok? E il film, naturalmente, invece tutta la popolazione del paese dove arriva lo vuole far fuori perché è un alieno e quindi vuole ucciderlo perché è diverso e tutto quanto. Poi ci saranno comunque, sarà uno sviluppo positivo della storia, ma il film si contrapponeva da questo punto di vista per questo motivo. E quindi Marte a un certo punto diventa, e lo sarà a lungo, l'entità, il pianeta che ci vuole in padre, cosa che non succederà, la Luna non è un pianeta, però diciamo corpo celeste, cosa che non succederà con la Luna, perché la Luna è sostanzialmente disabitata, quindi chi viene a... E poi a un certo punto ci rendiamo conto, è incontrovertibile il fatto che sia disabitata, a meno che, come dicono i Pink Floyd, non ci sia un dark side eterno del quale non sappiamo nulla, però questo direi che nel 2018 dovrebbe essere abbastanza improbabile. Invece Marte è là, è troppo lontano per saperlo, e quindi si presta anche a questo tipo di metafora. Luna-Marte, ragazzi, guardate che il paragone non lo faccio a caso, perché al di là di questo gioco che fece il titolista italiano su Destinazione Luna, che in realtà era Destinazione RXM, Destinazione Luna, il titolo Kurt Newman, altro nome tutelare della fantascienza cinematografica, questo era il titolo italiano del film del 1950. C'è un altro film più importante che bello, secondo me, però ebbe grande fama negli anni 70, quindi siamo in un periodo un po' più avanzato, che si chiama Capricorn One. Capricorn One è un film che si immagina successivamente al nostro arrivo sulla Luna, però
diciamo, si riferiva un pochettino a quello, si immagina uno sbarco su Marte ricostruito in uno studio cinematografico, cioè finto, nel senso non potevano gli americani nella loro corsa allo spazio, nella loro rivalsa con i russi, con i sovietici per primeggiare nello spazio, non potevano in qualche modo ammettere di aver fallito una missione come questa, e Capricorn One appunto si inventa questa cosa. Io il film lo amo molto, perché anche un altro di quei film è un po' enfatico e forse anche un po' invecchiato male. Invece ce n'è uno che vi invito, voi che siete smanettoni, nella maniera più legale possibile, cercate di procurarvelo, perché il film è inedito in Italia. C'è un film che si intitola Moonwalk, che è veramente divertente. Allora, è la storia degli americani che nel 1969 si rendono conto che non ce la fanno ad arrivare sulla Luna. Allora chiamano un vecchio agente della CIA, che è interpretato da Ron Perlman. Ron Perlman, non so se è quello che è Hellboy, qualcuno di voi l'ha visto? È l'attore che fa Hellboy, ok? Quindi grosso, fa anche Son of Anarchy, un motociclista, è uno grosso, facile ormai che sia, sì, forse che sia riconoscibile, patriarca, faceva anche Salvatore nel Nome della Rosa, ma lì siamo troppo, vabbè. Comunque, Ron Perlman è un ex agente della CIA che si è ormai bruciato il cervello perché gli avevano chiesto la CIA di portare la droga, insomma, ne ha combinati, e gli dico: senti, guarda, tu devi andare in Inghilterra e devi convincere, gli danno $1 milione, tu devi andare in Inghilterra e devi convincere con le buone o con le cattive Stanley Kubrick a fare un finto sbarco sulla Luna, ok? Con le buone $1 milione, se dici di no, con le cattive gli devi menare, come direbbero gli amici di Quattro. Ma il film è inglese, quindi lui arriva e in Inghilterra incontra un tizio che fa l'impresario delle band, perché siamo in pieni anni 60, quindi dice che rock and roll e tutto quanto. Quando capisce che questo c'è $1 milione, va a prendere un suo amico drogato, che è interpretato da un attore irlandese molto, molto divertente, che si chiama Martin Sheen, che non so se avete mai visto, era uno che aveva fatto un telefilm che si chiama Misfit. Non so se è per quei ragazzini di Londra che vengono colpiti dal fulmine e hanno dei poteri soprannaturali, qualcuno l'ha visto, è quello che c'è. Quello che fucca un casino nella prima stagione, come se ne va a Las Vegas, perché col suo potere può vincere un sacco di soldi. Nata, mezzarinetta, esattamente. Allora lui, gli mettono la barba, lo trasformano in Stanley Kubrick e praticamente lui deve fare un film divertentissimo. Non vi dico come va a finire. Però è molto divertente anche, devo dire, per il suo côté British, perché il fatto che l'hanno fatto gli inglesi, secondo me, gli dà un'illuminazione. Allora, Capricorn One ci fa capire che la colonizzazione comunque cambia. Ovvero, noi siamo stati, nel cinema Marte l'abbiamo colonizzato come immaginario da un punto di vista esotico nella preistoria. Poi sono diventati loro che volevano colonizzare noi, perché era una metafora del pericolo rosso, di una minaccia aliena, del diverso, e si poteva dare tutte le connotazioni ideologiche, tra virgolette, che volete. Poi si arriva a una terza fase, che è quella che stiamo vivendo noi adesso, cioè il fatto che Marte, in qualche modo, sia un pianeta da esplorare. Ma non da esplorare come pensava Bradbury, per trovarci un nuovo Eden, una nuova frontiera, dato che il sogno americano del Go West era fallito, o comunque era parzialmente fallito, ma proprio un mondo da esplorare, cioè per vedere se si possa proseguire al di là della scoperta delle forme di vita, ma se si possa proseguire e perpetrare la specie umana in un altrove vivibile che sia diverso dalla Terra. Guardate che non potrei dirlo con certezza, ma credo che nessun pianeta del nostro sistema solare sia sfuggito a questo tipo di tentativo, all'immaginazione di qualcuno che dice: ma noi potremmo mai vivere su Venere? Ma noi potremmo mai vivere su Giove? Poi naturalmente ci sarà l'astronomo di turno che ci dirà: no, è impossibile, bruceresti anche solo avvicinandoti a milioni di anni luce, a meno che tu non sia Superman. Ma neanche Superman, perché c'è una fantastica storia di Superman in cui lui arriva su Saturno
e comunque l'energia del pianeta è talmente forte che lui sviluppa una forma di malattia, Superman, poi credo guarista, però, certo, perché è Superman naturalmente, però per dire, persino Superman non può arrivare, ma a noi non interessa perché per adesso stiamo giocando su un campo fantascientifico, ma più fanta che scientifico, finché non si ipotizza nella realtà delle cose che su Marte ci sia l'acqua o che ci sia un liquido simile all'acqua. L'acqua è vita, ok? O perlomeno chissà mai che non sia veramente acqua, cioè vita. E allora Marte assume un nuovo significato e lo assume anche per il cinema. Da questo punto di vista il film rappresentativo di questo modello di cui vi sto parlando è un film recente che si chiama Sopravvissuto. Qualcuno di voi l'ha visto? Allora, è quello che ha voluto che lo facesse. Allora, quindi, avendo visto, se avete visto il film, sapete quello di cui vi sto parlando. Allora, il film è stato scritto, lo sceneggiatore è Drew Goddard, che a me è molto caro perché è lo showrunner di Daredevil, il telefilm, che mi piace molto. E io sono, a me piace molto Daredevil il personaggio, che per quelli della generazione corno come me, si chiama ancora David l'uomo senza paura, però Drew Goddard molto bravo. Però in realtà il film è tratto da un romanzo che si intitola L'uomo di Marte, o L'uomo su Marte, L'uomo di Marte mi pare, di Andy Weir, che è un romanzo da un punto di vista scientifico, mi dicono gli esperti, non so se l'hai letto, mi dicono gli esperti, assolutamente irreprensibile. Cioè è un romanzo, quindi un libro che racconta una storia finta, certo che è finta, ancora nessuno è mai stato su Marte e si è perso sul pianeta, ok? E non mi risulta che ci sia già impiantata una colonia sul pianeta Marte, che è un po' il presupposto di questo racconto. Però, diciamo, tutti i presupposti matematici che renderebbero possibile un'operazione del genere sono rispettati nel romanzo e quindi siamo di fronte ad una, non posso dire ad una nuova fase del romanzo di fantascienza, questo non lo posso dire, sicuramente lo posso dire per quanto riguarda Marte, cioè Marte non è più il pianeta misterioso, esotico dei romanzi di fantascienza, dei racconti cinematografici di fantascienza, ma una meta possibile. E io costruisco la mia storia fantastica anche contando sul fatto che questa, contando sulla possibilità di questa meta. Se chi di voi si ricorda alcuni particolari del film, addirittura c'è una persona, mi sembra che sia uno scienziato o una scienziata cinese di origine, che spiega il presupposto matematico per poterci arrivare, cioè fa una cosa tra l'altro inaudita al cinema, perché di solito quando tu devi spiegare qualcosa di matematico la gente scappa dalla sala, perché ci manca. Invece Ridley Scott, che è un vecchio volpone, il regista e produttore del film, riesce a rendere sufficientemente narrativo anche questo momento e quindi ci fa digerire il fatto che ci sia un qualcuno che ci fa proprio la lezione di matematica e di fisica per poterci dimostrare che è possibile arrivare su Marte e vivere l'esperienza che vive il nostro sopravvissuto, che nel film è interpretato da Matt Damon. Secondo me, io non ho letto il libro, però naturalmente conosco bene il film, secondo me il limite di questo tipo di racconti, ma è una mia opinione personale, è il gap avventuroso, cioè personalmente io non cerco nel racconto di fantascienza una coerenza scientifica, però questa è una mia, cioè io voglio l'avventura, cioè io voglio il casino, per essere chiaro. Naturalmente ci sono stati dei momenti, per esempio se andate su Netflix guardate un film che si chiama Annihilation, ok? Qualcuno l'ha già visto? Annientamento, sì, qualcuno l'ha già visto. Ecco, quello è tratto da una trilogia di libri che invece fanno del rigore scientifico un loro punto di forza e però ci mettono dentro anche, lo contaminano un pochettino con il fantasy, ecco, se vogliamo, la componente
fantastica del racconto, il film è bello. È più bello ancora il primo film di quel regista che si chiama Alex Garland, Ex Machina, se vi capita di vederlo se non l'avete già visto, ma immagino che l'avete già visto perché vi vedo tutti strapreparati, è molto bello. Sopravvissuto quindi fa parte, diciamo, di una... componente scientifica della fantascienza in realtà è stata portata in dote alla letteratura e soprattutto al cinema da un grande scrittore che si chiama Arthur C. Clarke, che è colui che scrisse 2001 Odissea nello spazio, ok? Che è il film di fantascienza, è il, intorno al quale ruota tutto il resto del cinema di fantascienza. Fu talmente rivoluzionario, però in quel caso Marte non c'entrava. Arthur C. Clarke fu uno scrittore che si era inventato delle cose, ma era anche, se non ricordo male, proprio laureato tra l'altro in matematica, cioè quindi era un matematico, astrofisica, in astrofisica, allora ancora più pertinente, che c'è un'orbita che porta il suo nome, l'orbita Clarke, esattamente. Quindi per dirvi che il suo contributo fu straordinario e importante anche da un punto di vista scientifico. Quindi chiaramente non è sopravvissuto il primo romanzo e il primo film, però applicato a Marte naturalmente noi siamo rimasti vedendo quel film piuttosto colpiti. Non posso non citare, prima di farvi vedere quella cosa che non c'entra niente con le cose che vi ho detto, però volevo cercare... non posso non citare un film di Brian De Palma che invece è l'anello di congiunzione tra 2001 Odissea nello spazio, perlomeno si parla di Licet, tra 2001 Odissea nello spazio e Marte, cioè Mission to Mars. È un film molto ambizioso perché è la storia dell'esplorazione, del viaggio che viene fatto per l'esplorazione, per arrivare a Marte, su Marte, e Marte tra l'altro ha una morfologia strana perché quasi rappresenta un volto umano in qualche modo, quindi rimanda anche ad una, se vogliamo, anche di figurativo, di pittorico, piuttosto importante. È un film al quale Brian De Palma teneva moltissimo, probabilmente perché percepiva quanto fosse distante dalle cose che lui faceva di solito. Secondo me è un po' troppo distante, nel senso che è un film al quale manca appunto la suspense, cioè almeno questa è una mia opinione personale, perché poi naturalmente l'aspetto thrilling come la paura è soggettivo, però diciamo non fa parte delle cose migliori della sua filmografia. L'altro film invece è un qualche cosa di bizzarro, si intitola Atto di Forza, qualcuno di voi l'ha visto, con Schwarzenegger. Qualcuno di voi l'ha visto, ma meno, perché loro pensano all'atto di forza quello dopo, no, ma quello non si può vedere con la faccia da io. Ah, perché quello è con Colin Farrell. No, non quello con Colin Farrell, ma Colin Farrell, allora io il mio pianeta preferito è l'Irlanda, il pianeta verde, diciamo, e Colin Farrell è irlandese, quindi faccio fatica a parlarne male, però è veramente è un tanto, tanto bello, lo ammetto, però ragazzi, come attore è una cosa che non ci si può credere. Però il Minority Report l'avete visto? Invece? No, lei che li ha visti tutti e non Minority Report. No, allora, Minority Report è veramente un bel film. Spielberg sempre. Soprattutto la prima parte ha delle intuizioni, delle idee. Non era tutta farina del suo sacco perché era tratto da uno e più racconti di Philip Dick, che è stato uno dei più grandi scrittori di fantascienza, ma però c'è anche tanto di Spielberg, e se non ricordo male è il primo film americano di Colin Farrell, o comunque uno dei primi. Lui arriva e fa un ruolo, fa il capo della polizia, il detective, che poi dopo dovrà incastrare Tom Cruise. Allora, evidentemente l'accento era talmente forte che gli fanno la battuta sulla chiesa di Dublino, una roba del genere, proprio all'inizio, e lui non può mascherare
questa cosa. Ma vi dico, a proposito di fantascienza, vi dico questa cosa che mi disse anni fa, se non si ricorda, il maestro Serra, che è un fanatico di Star Trek. In Star Trek c'è un personaggio irlandese che si fidanza con una giapponese, questa gli fa sushi per la prima volta e lui dice: ma le patate, le patate. Colmini è un attore, grande attore, lui invece è un grande attore. Colmini. Va bene, comunque, chiusa la parentesi. Chiusa la parentesi irlandese. No, va bene. Va bene anche il film con Colin Farrell, perché in realtà è la matrice, no, che ci interessa. Però ne fece uno, Paul Verhoeven, che è un regista olandese, che è regista di Robocop, colui che, diciamo, traghettò nell'immaginario cinematografico la saga di Robocop. E Atto di Forza è piuttosto interessante perché anche qua in fondo il tema è quello della colonizzazione, su un altrove possibile, dove sia possibile in qualche modo perpetrare la specie umana. Oddio, adesso mi viene in mente che ci sarebbe anche un grande esempio di colonia lunare. Mi viene in mente una colonia lunare, che però siete troppo giovani voi, e poi non è un film, è un telefilm. Vabbè, spazio di però attenzione, non possiamo questo Marte. No, no, infatti, torniamo a Marte, perché sennò andiamo troppo. Allora, dunque, c'era, vediamo se ho dimenticato qualcosa prima di farmi vedere. Dunque, io non conosco, però ve la devo citare per dovere di cronaca, non conosco una serie televisiva che si chiama Babylon 5, tu la conosci? So che esiste. Sai che esiste. Allora, dove Marte assume un ruolo centrale come focolaio della ribellione contro regimi fascisti instaurati sulla Terra. Beh, se ci pensate è il contrario di quello che accadeva in America negli anni 50, cioè, siccome è il pianeta rosso, allora il focolaio di ribellione... Non conosco la serie, voi la conoscete, è bella, è buona, così. Va bene, comunque io questo l'ho citato veramente per dovere di cronaca, perché mi interessava. Adesso vediamo alla cosa che vi faccio vedere l'inizio di un film che si intitola Fantasmi da Marte. Fantasmi da Marte è un film di John Carpenter. John Carpenter è un regista di una fantascienza molto particolare, nel senso che il suo film forse più famoso si chiama 1997, Fuga da New York, che però è già passato, cioè l'ha fatto nell'81, quindi sembrava di là da venire, ma per noi è già altamente sorpassato. Fa parte di una fantascienza urbana, metropolitana, distopica vuol dire distopia è il contrario di utopia, cioè utopia ci immaginiamo un futuro positivo, distopia ci immaginiamo un futuro negativo, quindi Blade Runner è distopia, tanto per intenderci, ok? Però in questa è una distopia che ha a che fare con un contesto urbano, si immagina una terza guerra mondiale, New York è stata, diciamo, rifunzionalizzata, per cui Manhattan è diventato un enorme carcere a cielo aperto, i detenuti vengono buttati dentro l'isola, chi si è visto, non possono uscire, dentro possono fare quello che vogliono, ma non possono più nuocere uscendo. Finché una capsula con dentro il Presidente degli Stati Uniti, che è stata iniettata da un aereo dirottato, la capsula con dentro il Presidente finisce a Manhattan. Che bella avventura. E quindi viene chiamato un eroe, l'eroe con la E maiuscola, si chiama Snake Plissken, che ha una benda nera sull'occhio. Beh no, è un ex, è un eroe di guerra che volò su Leningrado, lui viene chiamato in quanto eroe di guerra. È vero che lui comunque è lì perché dovrebbe essere traghettato pure lui nell'isola di Manhattan, questo sì. Però il motivo per cui viene chiamato lui è che durante la terza guerra mondiale riuscì ad arrivare fino a Leningrado eludendo le resistenze sovietiche. E quindi Snake Plissken dovrà andare dentro quest'isola a recuperare. Questa è un po' la fantascienza che piace a John Carpenter, con qualche eccezione, perché poi c'è anche un film che si chiama Star, che ha tutta un'altra cosa. Però diciamo che mi piace, è più legato all'estetica del B-movie John Carpenter rispetto per esempio ad uno Spielberg, che è coevo più o meno, ma ragiona su altri budget.
altre tipologie di marinai. Fantasmi da Marte è, come spesso i film di John Carpenter, un western mascherato. Quindi noi vedremo un pianeta che potrebbe chiamarsi in qualunque altro modo, a dire la verità, dove si immagina però una società particolare, in questo devo dire piuttosto innovativo, ed è un film di pura avventura. Io vi faccio vedere l'inizio di questo film, poi dopo, se volete recuperarlo, chi l'ha visto, Fantasmi da Marte? Uno, due, ok, va bene, allora avete, perché se no non riesco a spiazzarli mai, capisci, avendoli visti. Avendo visto tutto qua. Va bene, allora vediamo questo inizio. Grazie, semmai la pronto?
Meglio? Sentite? Sì, molto bene. Potevamo anche suggerire che vi avvicinaste, però so benissimo che questa sarebbe una cosa un po'. Allora, faccio una premessa su Marte, perché ormai è andato per scontato che ci sia questa fascinazione nei confronti del pianeta rosso, ma questa cosa succede per una ragione che è divertente, perché è tutta italiana, no? Quindi, nonostante questo sia Wikipedia che dice sicuramente solo le falsità, come sta arrivando insegnato, alcune date le ho controllate, sono vere, e nel 1893 l'astronomo Giovanni Schiaparelli pubblica uno studio sulle sue osservazioni di Marte e dice che su Marte ci sono dei canali. Ora, lasciando perdere l'interpretazione di questa parola, ci metteremo un sacco di tempo a spiegare cosa, la sua idea è che questi canali siano talmente regolari, così geometrici e precisi, che non possano essere il risultato di opera della natura, ma che possano essere opera di una civiltà, in qualche maniera, che o è ancora esistente su Marte in quel momento, quando lui scrive, nel 1893, o che è già cessato di esistere, ma che comunque esiste. E quindi, a una distanza che comunque riteniamo abbastanza vicina, perché Marte è visibile, o che appunto la sua luce rossa, che è dovuta, mi dice sempre Wikipedia, alla presenza di grandi quantità di ossido di ferro, questo ci fa per immaginare che ci possa essere la vita su Marte. Ora, come ha dovuto fare anche Mauro? È impossibile parlare di Marte e di parlare di Marte nel cinema, o parlare di Marte nei fumetti, evitando di parlare della letteratura relativa a Marte, è impossibile. Quindi non è un caso che neanche 4 anni dopo Herbert George Wells, nel 1897, pubblica appunto La guerra dei mondi, dove i marziani tentano di invadere la Terra. Cioè, un astronomo dice, potrebbe esserci della vita su Marte, 5 minuti dopo la letteratura si impossessa della cosa e dice, ma certo che c'è la vita su Marte, e non solo, sono brutti, cattivi, zozzi, luridi, e ci vogliono andare a distruggere, talmente cattivi, brutti e zozzi, che se non avete mai letto il romanzo di Wells, cosa che ha già detto lui, che vi dico io, e invece bisognerebbe leggerlo, perché è un capolavoro, nonostante il tempo passato, nel romanzo Wells è molto chiaro ed esplicito nella descrizione dei marziani. Sono un ammasso di escrementi coi tentacoli. Una descrizione intima. Ok. Ora, Wells racconta la sua invasione della Terra, e non possiamo fare a meno, nel frattempo, di parlare di un altro grande scrittore, a cui ho detto, fa i marziani, tanto adesso questi sono marziani simpatici, ma ne vedremo anche di simpatici. E nel 1912 un altro grande scrittore, in qualità di tutto diverso da George Wells, ma in qualche maniera importantissimo, Edgar Rice Burroughs, autore dei romanzi di Tarzan, inizia a pubblicare uno dei suoi cicli più importanti, in realtà il più vasto di quello di Tarzan, che ebbe un enorme successo, che è il ciclo di John Carter di Marte. Lasciamo perdere come John Carter arriva su Marte e così via, eccetera, però le conseguenze dell'esistenza di questi due, chiamiamoli romanzi, cioè della guerra dei mondi di George Wells e dell'esistenza di John Carter, ce le trasciniamo per tutto il tempo che vediamo queste immagini relative ai fumetti su Marte, con fumetti di carattere marziano. Il loro mouse è scomparso qui sotto, molto bene. Allora cominciamo. Come potete vedere, ogni cartella ha un titolo e qui all'interno ci sono tutte delle immagini, le date sono quelle che ci dicono, in tutto in ordine più o meno, anzi in ordine cronologico, anche se poi noi le useremo in ordine cronologico fino a un certo punto, perché altrimenti ci perdiamo la game finale. E questo qui è la prima volta che in qualcosa che è un fumetto appare un riferimento a Marte. Sono i Marsus Alumni, cioè i cosi da Marte, diciamo, ecco, che fanno un picnic su Marte. Come potete vedere, la Terra è comunque la gondola, questo è Marte, e questi sono i marziani che, come giustamente lo stanno le antenne, e questo è assolutamente inevitabile, e chiaramente sono dei buffi e simpatici personaggi. Come abbiamo detto, nonostante sia già stato pubblicato La guerra dei mondi, ancora dal punto di vista culturale i marziani non sono cattivi, nonostante l'idea di Wells lo fossero, ma Wells è inglese, come c'è, anzi, britannico, come ci ha giustamente ricordato
Mauro. Invece, di pochi anni dopo, sono queste magnifiche vignette dove invece Mr. Skylark da Marte raggiunge la Terra e si annota i comportamenti degli esseri umani per capire perché si comportano come dei perfetti idioti rispetto ai marziani, che ovviamente sono molto più evoluti, come dimostrato dal cervellone sviluppato di Mr. Skylark. Ci sono diverse situazioni, no? Ecco, sono tutte situazioni molto umoristiche, dove tra l'altro perché già nel 1907 la gente andava a fare ginnastica in palestra, e giustamente Mr. Skylark dice bisogna essere scemi. Ok, detto questo, qui il marziano è una scusa fondamentalmente per raccontare qualcosa di noi stessi, ma invece andando avanti, ora c'è un presupposto, questi qui sono delle vignette iniziali, cioè non sono dei diritti più fumetti, sono delle vignette umoristiche che arrivano sul quotidiano, ma da questo momento in poi invece cominceremo a vedere delle proprie storie dentro i fumetti. Quanti fumetti esistono ambientati su Marte o in cui i personaggi hanno a che fare con Marte? Tutti. Io sono assolutamente certo, vi dico con assoluta certezza che non esiste personaggio di fumetti che non sia finito su Marte. Questo vuol dire che questa lezione potrebbe durare 3.000-4.500 anni, perché quando mai potremmo fare la lista completa di tutti i fumetti su Marte? Quindi la selezione, eh? Tex Willer su Marte, però il marziano è venuto sulla Terra, Tex Willer. Però capite che il marziano c'è sempre, non è possibile. Quindi, detto ciò, non possiamo parlare di tutti i fumetti dove c'è Marte o dove c'è un marziano, attenzione, questa è la differenza, perché è stato detto, facciamo la lezione su Marte. Però non possiamo prescindere da alcuni fumetti dove su Marte non ci andiamo, ma sono i marziani che vengono da loro. Quindi anche questo bisogna... quindi il primo fumetto che segnalo è questo, Marte dei fumetti. Facendo questa ricerca mi sono reso conto che Marte e i fumetti producono anche una serie di record bizzarri legati alla storia del fumetto, che francamente persino io stesso ignoravo, cioè non avevo mai fatto 2 più 2 su certe cose, e quindi preparando questa lezione ho fatto questa scoperta. Ad esempio, vediamo questo qui. Ah, ecco, questo qui mi piace, un'immagine molto piccola perché è difficile trovare, però Paperino e il mistero di Marte. Ora questa è del 1937, la prima avventura di Paperino non realizzata negli Stati Uniti, ma realizzata in Italia. Da un grande autore e disegnatore, Federico Pedrocchi, che scrive e disegna tutte le tavole, adesso ne vediamo un paio, ed è anche la prima volta che Paperino abbandona, diciamo, Paperopoli o Gattaburgo, secondo come la volete chiamare, cioè è la prima avventura in cui, non essendo scritta da degli autori, degli autori americani, le cose sfuggono al controllo, diciamo così, della struttura statunitense, e l'autore si immagina una storia dove Paperino ha un'avventura che non ha niente a che fare col suo essere il papero che vive in città, fondamentalmente. Vi ricordo che titolare dell'avventura in termini, diciamo, da eroe è Topolino, non è Paperino. Paperino è titolare di un tipo di avventura dove la sua essere una persona qualunque lo mette nella condizione di subire, diciamo, delle angherie o di fare, come dire, da tramite per una certa dose di sfortuna, non a caso infatti il suo cugino invece è il super fortunato Gastone, e così via, eccetera. Quindi questa è un'avventura strana. In questa storia Paperino viene accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso, e incontra questi malvagi, in realtà lo scopriamo dopo, scienziati, che gli propongono per scappare e per evitare di essere arrestato di andare su Marte. Una cosa estremamente comoda, assolutamente immediata, perché ci andiamo su Marte. Quindi lo portano in un fantastico garage dove c'è, vedete, quel missile, chiaramente, diciamo, dell'ispirazione raimondiana, e dopodiché, queste qui sono vignette, questa tavola è tratta dall'edizione originale italiana, le vignette successive invece sono tratte dall'edizione americana, perché questa storia, quindi di dire, davvero, ha fatto un giro completo ed è stata stampata negli Stati Uniti come se fosse la vera storia di Paperino. E il missile decolla e Paperino arriva su Marte, che per questa occasione è verde e giallo invece di essere rosso, poi invece il rosso sarà sempre dominante in occasioni successive. Vedete, c'è un villaggio, e vedete anche in fondo alla vignetta Paperino scivola, finisce in questa specie di fiume, in fondo alla vignetta vedete anche i simpatici marziani là in fondo, che invece loro sono verdi e hanno casualmente anche loro le orecchie a punta, ma in realtà saranno proprio le scimmiette. Dopodiché i cattivi, praticamente
Papinino che però riuscirà alla fine a sconfiggere il cattivo e anche a salvare un'altra persona che, guarda caso, primo di La Vista Infinita era finito naufrago su Marte molto prima che questi signori arrivassero su Marte, quindi è riuscito a sopravvivere su Marte da solo nonostante tutto. Quindi ecco qua che determinati elementi ce li ritroveremo tutti, ce ne avremo tantissime di occasioni in cui potremo parlare di questo. Quindi una storia particolarmente strana, perché appunto cosa è in Italia. Ora, queste invece siamo nel 1953, confondi, o 4, cosa c'era scritto alla cartella? 55 addirittura. Ah, è vero, perché stamattina quando l'ho preparate ho controllato 55, continuo a dire 53, ma è la memoria non è 1955. Questa è la seconda avventura di Jeff Falk. Allora, ovviamente qui non starò a chiedervi se l'avete letto, la risposta la so. No. No, vabbè, tranne loro due qua davanti. Loro due qua davanti non Quindi, questo è Jeff Falk. Allora, mentre una storia di Paperino, ce ne sono tantissime, milioni di storie di Paperino, magari qualche storia di Paperino nella vostra vita l'avete letta, magari non quella, perché è una storia classica. Queste invece sono le avventure di Jeff Falk. Jeff Falk è, oserò questo tentativo così più importante come il fantascienza mai realizzato, e quindi bisognerebbe leggerlo, in quanto non è solo un classico, ma è anche un raro caso in cui quell'equilibrio tra fanta e scienza, l'autore si imprigiona, cerca di, in qualche maniera, di trovarlo attraverso il fatto che tutto ciò che riguarda Jeff e la tecnologia umana rimane sempre, in qualche maniera, plausibile scientifico, anche se Jeff Falk, il protagonista, si muove in un mondo invece assolutamente fantastico, dove esistono alieni di caratteristiche di ogni tipo e le situazioni sono le più folli e le più incredibili. Il presupposto stesso della lettura di Jeff Falk è folle. Cioè, arriva un UFO all'interno dell'atmosfera terrestre, Jeff Falk è il migliore pilota inglese della militare che può essere inviato a vedere cosa succede, viene rapito dagli alieni che decidono di renderlo, ecco l'UFO, il disco volante, perfetto, che viene l'ambasciatore umano nei confronti di tutte le razze extraterrestri, quindi c'è questa capacità di entrare in contatto con tutti gli alieni. In questa storia, che è la seconda avventura di Jeff Falk, i marziani cercano di invadere la Terra, e come potete vedere, a un certo punto i sistemi di comunicazione terrestri cercano di penetrare gli schermi, diciamo, dell'astronave marziana, e per la prima volta, da 400.000 km di distanza, i terrestri vedono per la prima volta una creatura dello spazio, un marziano, che chiaramente è orribile, che è brutto, è inevitabile che sia a causa del fatto che è un marziano. Nel corso della storia, però, ci viene raccontata anche un'altra storia, che questo simpatico signore con gli occhi luminosi che vedete laggiù è un androide che fa parte di una razza aliena che in realtà è quella che ha veramente conquistato Marte. Perché già in Jeff Falk l'idea che su Marte sia nata la vita non c'è. Qui c'è arrivato qualcun altro prima, è precipitato su Marte, è rimasto da solo, ha creato una civiltà, questa civiltà si è autodistrutta e creando l'autodistruzione ha creato mostri che adesso vogliono invadere la Terra. Ok, e cominciamo a complicarci la vita, siamo solo in 54. E già tutte le idee sono bruciate, è finita, non ce ne più, non possiamo raccontare due di quelle marziane, già fatto, e quindi, eccoci qua, succede l'inevitabile, che i marziani hanno un centro di controllo, anche questo la sentiremo milioni di volte, l'avete già sentito milioni di volte, e quindi i terrestri, con un razzo costruito apposta, completamente potenziato dalla scienza degli androidi marziani, che invece sono diventati loro amici, riescono a raggiungere Marte, a sfiorare la superficie brulla e rossa del pianeta, e riescono a evitare le terribili armi marziane. Osservate come Sidney Jordan riesca a disegnare questi meravigliosi panorami spaziali straordinariamente realistici, e soprattutto l'unico uomo sulla faccia della Terra che disegna giusto le esplosioni, finalmente, cioè non ce n'è uno. Ecco qua, boom, i nostri riescono a evitare e arrivano al centro di controllo di Marte, e non vi dico come la fine, perché ovviamente se no non vi leggete Jeff Falk, che
invece è stato recentemente ristampato, spendere i soldi, comprare Gefura e leggere Gefura, assolutamente. Disegni, come potete vedere, sono scrittori straordinari, ma anziani molto buffi che vengono già infastiditi dal fatto che i nostri amici terrestri si avvicinano al loro centro di controllo. Salvo adesso, come vedete nella lista, c'è scritto 1955 Marshall Manhunter, ma non è vero, di Marshall Manhunter ne parliamo alla fine, perché altrimenti ci perdiamo una game molto divertente e non ci va bene. Invece saltiamo al 1973 e vediamo un film che è tra i miei preferiti, e anche qui la domanda, avete mai letto Kill Bill? Se qualcuno alza la mano è l'Armageddon, è la fila, credo che l'abbiamo letto in 5 tutta la ragazza. Comunque, Kill Bill, come potete vedere, la serie non si intitola Kill Bill, perché dopo si intitola Kill Bill, ma all'inizio si intitola War of the World, la guerra dei mondi. Perché? Perché in Kill Bill, che è questo elegante signore, con questo costumino estremamente raffinato, e vabbè, ragazzi, si chiama Jonathan Raven in effetti, però si fa chiamare Kill Raven. Ecco, Kill Raven è ambientato nel futuro, cioè il fumetto del 73, è ambientato nel 2020 più o meno, e parla del fatto che il romanzo di George Wells è vero, cioè è successo veramente. Quindi la Terra è stata invasa nel 1897, gli alieni sono stati sconfitti dai batteri terrestri che gli hanno impedito di vincere questa battaglia. Gli umani sono quindi coscienti del fatto che esiste una civiltà aliena, malvagia e cattiva. Nel 2020 i marziani, che nel frattempo sono curati il raffreddore e si sono tutti vaccinati, tornano sulla Terra e vincono. La Terra è conquistata dai marziani, soltanto un ristrettissimo gruppo di sopravvissuti cerca di fermarli, di sconfiggerli, tra questi appunto il meraviglioso Jonathan Raven che vedete qui. Kill Raven segna un'altra serie di fantastici primati. Allora, innanzitutto diciamo i nomi degli autori, in questo caso Roy Thomas inventa Kill Raven, Neil Adams diventa il numero uno, ma come sempre succedeva all'epoca, a parte che questa copertina è evidentemente di John Romita padre, ma questo dico evidentemente che c'è un po' il calore, non diciamo, ecco, no? Comunque evidentemente di Giorno Vita Padre, nessuno sa che è Giorno Vita Padre, perché esiste un Giorno Vita Figlia. Comunque sarà questo Giorno Vita Padre, che evidentemente, perché se la copertina è sua, vuol dire che erano in ritardo di almeno 3 settimane, perché quando interveniva Giorno Vita era il capo redattore della sezione grafica della Marvel, della Casa dei Vede, il padre di Giorno Vita. Papà Romita era quello che stava in redazione, capisci? E quindi quando erano in ritardo, quando il lavoro non era finito, quando bisognava consegnare una cosa all'ultimo minuto, ci pensava lui. Quindi questa copertina, che infatti non ha prospettiva, non c'è, cioè, una figura umana che non sapeva disegnare come se niente fosse, qualcuno che gli ha detto come è fatto questo costume, e gli hanno detto così e non è così, lo vedrete all'interno, non è questo il costume di c'è un tipo di marziano inventato, non ha niente a che fare con quelli che vedremo, che vedreste negli anni, e c'è già questo in 5 minuti, il giorno fa la copertina. Ma il figlio è quello di cosa? Il figlio è quello che ha fatto di tutto ormai, con i Davis soprattutto, tu che sei un fan di Davis, è quello che ha fatto Man Without Fear, che ha disegnato la sua figlia. Cioè, proprio, diciamo, la cosa che ha ispirato la prima stagione della serie di Davis. E quindi lui Thomas in Adams, disegna l'ultimo numero, che in realtà Adams è lento e in ritardo per le ultime 10 pagine le disegna qualcun altro che non sa neanche chi sia, comunque le disegna qualcun altro. Alla fine la serie viene passata a Dan McGregor, che comincia a fare un lavoro estremamente sofisticato, per cui è consigliabile recuperare Kill Raven e leggere le avventure di Kill Raven, che sono straordinarie. Un marziano Kill Raven ispirato chiaramente, come abbiamo detto, al romanzo di George Wells, quindi L'ammasso di escrementi coi tentacoli. Eccolo qua, fantasticamente rappresentato in queste tavole, che a occhio queste ricadere. Però, ragazzi, l'attribuzione dei disegni qui sta andando, quello certamente non mi tappare. Qua che queste ricadere, lo dico io, però potrebbe essere una cosa diversa. Questo, invece, è senza dubbio l'equipaggio, è un altro mostro marziano, perché i marziani non solo invadono la Terra, ma cercano di marteformarla.
perché l'abbiamo visto prima anche nel film di il tuo DVD? John Carpenter, no? La Terra, Marte viene terraformato, perché? Perché lo dico quando si gira, perché se un pianeta è terraformato, cioè il suo ambiente è stato modificato in funzione di diventare simile a quello della Terra, gli attori possono non interpretare questa cosa. Questa cosa non solo è stato comico, cioè quest'anno, il fatto che dovrebbe disegnare, ma è soprattutto fatto tecnico, perché una delle cose che non saprete forse è che se io respiro dentro un casco, produco, no? Il mio respiro appanna il casco, e questo, evitare questa cosa produce il fatto che nei decreti di fantascienza degli anni 50 questi caschi erano bucati, il che produce un effetto un po' straniante se io devo credere a quello che sto guardando, perché non so un casco se il casco è bucato, per evitare che si appanni mentre recito, infatti i film moderni per evitare questa roba che tutti stanziali che producono costano un'unica finestra. In atmosfera zero si bucano ed esplodono. Esatto, ovviamente. Sì, sì, ma in atmosfera zero c'è l'appartamento. Purtroppo. Allora, questo mostro l'ho portato perché vi ho fatto vedere che ho detto, beh, insomma, è una molto complesso, ma Kim Raven contiene anche un altro record, non solo a che fare con Marte, perché i marziani vanno alla Terra, ma quello là in basso è il primo bacio interraziale della storia del fumetto. Evviva! Era fatto da McGregor, bravo, 1000 punti. I due protagonisti sono Mshulla, il signore di colore, e Carmilla, la signora in rosso. Ok? Lei si chiama Carmilla Frost. Potremmo parlare per un'ora su questo nome, ma non diremo nulla. Quando dico Carmilla dovrebbe scattare qualcosa nelle vostre menti di studiosi della letteratura horror, è fantastica, ma farò finta di niente. Frost, non dico niente, vuol dire semplicemente. Brilla. Quindi lei è, vabbè, lasciamo perdere, gelata, diciamo, quindi baciarla è una sfida un po' problematica. Comunque, primo bacio internazionale della storia del fumetto, casualmente in Cipreder, casualmente ci sono i marziani, e quindi di cosa? Ma c'è un altro record mondiale che ha Cipreder, e questo l'ho scoperto veramente preparando questa lezione, e non ho resistito, l'ho portato a vedere. Quella lì è una pagina di Cipreder, cosa deve vedere, costume non questo. La copertina e qui Kim Raven, vedete, spacca le tizie, qua c'è dei marziani assistono là in alto, guardate solo di qua per il momento, ci sono altre figure, altri personaggi intorno. Quella lì è la stessa tavola, completamente ritoccata, guardate in alto, Stan Lee presenta War of the Worlds, di là Stan Lee presenta il pianeta delle scimmie, incredibile ma vero. Cosa successe? Successe che quando uscì il pianeta delle scimmie, che è un film molto famoso, chiaramente che fare con Marte, ci deve essere molto chiaro, se non l'avete mai visto, malissimo. Ah, attenzione, quando parlo del pianeta delle scimmie, non parlo del pianeta delle scimmie, di quella roba che potete aver visto voi negli ultimi 5-6 anni, io parlo del pianeta delle scimmie, 1978, molto prima che voi nasceste, è stato fatto un film che si chiama Pianeta delle Scimmie. Ed è un enorme successo, ed è un tale enorme successo, che si fece una serie televisiva, che non è un però esiste, ok? Questa serie televisiva andò in onda in America e non ebbe successo, venne trasmessa anche da noi, non ebbe successo, andò in onda in Inghilterra ed ebbe successo. Quindi il fumetto del pianeta delle scimmie, del quale deteneva di Nick Marvel, ebbe un enorme successo, ma durava pochissimi numeri, esauriva sostanzialmente il racconto del film pochi albi e dopodiché la serie chiudeva. Quindi gli inglesi chiamano la Marvel e dicono: ah, ma da noi va benissimo, prende un sacco di copie, come facciamo? Dobbiamo continuare. E stai lì. Che povero era veramente non ti importa, perché tanto qui la terra è invasa dai marziani, lì la terra è invasa dalle scimmie, quindi vengono ridisegnati i marziani sempre disegnando scimmie. Kim Raven cambia leggermente il costume da biondo, diventa rosso, diventa bruno, e tutti gli episodi di Kim Raven diventano pianeta delle scimmie. Viva! Questo dimostra come i fumetti sono straordinariamente malleabili. Oggi col digitale si può fare anche questo, una cosa del genere. Però, e quindi qua ogni tavola veniva ritoccata, i dialoghi venivano modificati. Vedete, i marziani hanno conquistato la Terra. Martians conquered the Earth. Apes conquered the Earth. Le scimmie hanno conquistato la Terra. Facilissimo. Voilà, cambi una parola e tutto il resto del testo rimane. Vittoria! Bellissimo. Quando l'ho scoperto, ridevo.
perché non, non la sapevo questa cosa, meravigliosa. E quindi ecco un altro meraviglioso record degli anziani che producono scimmie, è fantastico. Ora, come abbiamo detto, vi ricordo, nel presupposto, non possiamo fare a meno di evitare di parlare di Edgar Allan Poe e di John Carter. John Carter di Marte comincia ad avere versioni a fumetti praticamente la settimana dopo che è uscito il primo romanzo. Se dovessimo elencare tutte le versioni a fumetti di John Carter di Marte, non finiamo più. Stiamo qui per tutta la vita solo a parlare di John Carter. Questa è la versione del 1977 e non è a caso nel 77. Perché non è a caso nel 77? Perché nel 1977 guerra stellare. Guerra stellare e quindi la fantascienza improvvisamente torna di moda, perché esauriti negli anni 50, quindi il timore del comunismo, dell'invasione, così è diventata una cosa. Quindi tutte le case editrici, compresa la mitica casa delle idee, dicono: ma abbiamo lì di qualcosa di fantascientifico ambientato in un altro pianeta dove ci siano dei tizi e dei mostri in maniera tale che assomigli in qualche maniera, anche non per sbaglio, guerra stellare? E lui dice: sì, abbiamo di tutti. Di John Carter di Marte di Edgar Allan Poe. E quindi si fa subito il fumetto di John Carter di Marte, intitolato John Carter Warlord, no? Di Warlord, insomma. E infatti, dalla furia selvaggia del creatore di Tarzan, dice il fantastico scrivere il cuore di Marte. Okay. Ora, impensabile che qualcuno di voi abbia mai letto romanzi di John Carter di Marte, ma nel caso qualcuno che avesse letti, ne vale la pena, perché mentre quello del mondo è un capolavoro della storia della letteratura, questi no, questi erano proprio dei pulp, cioè erano dei libri scritti con un capitolo alla settimana, queste riviste poverissime, con la carta che si chiama pulp, per quello, perché la carta era schifosa, costava veramente poco o nulla, e venivano prodotti in grandissima quantità, e John Carter fu un rappresentante di uno dei grandi successi di questo tipo di letteratura. I romanzi, quindi, che difetto hanno? Hanno il difetto che Maro scriveva una puntata alla settimana, non si ricordava mica cosa era scritto la settimana. Non aveva il tempo di leggere. Per cui bisogna avere, come dire, un atteggiamento positivo nei confronti di quello che stai leggendo, e non chiederti come sia possibile che sia successo il contrario di quello che era successo 20 pagine fa, o come è possibile che un morto torni vivo, diciamo così. Succede, succede anche in fumetti molto spesso, succedeva moltissimo in questi prodotti. Molto, pagina a pagina. Un po' come un'intima recente, molti che proprio non e quindi vanno letti con un occhio di sospeso, dell'incredulità, ma la cosa divertente è che qui tutto è ambientato su Marte, e su Marte c'è una civiltà di esseri che sono questi signori verdi, con quattro braccia, li vedete, e che potreste anche aver visto un film della Disney che casualmente si intitola John Carter di Marte. È un po' strano, ma così. Perché recentemente, per la stessa ragione per cui è toccato Guerre Stellari, anche la Disney ha detto: perché non possiamo fare una cosa? E è andata a Marte. Purtroppo, il film secondo me però è bello. Perché il film è bello nel senso che è fedele. No, il film è fedele. Allora, il primo romanzo è proprio quasi quasi riga per riga. Cercando anche di dare il minimo di senso. Ma è quello che ho già detto? Sì, sì, è un film, se non sei sentato a fare. Però appunto, siccome è fedele, ed è anche descritto anche con passione, con una passione filologica per la fantascienza di quel tempo, è una funzionante, cioè va bene per i vecchietti, non va bene per i giovani. Però insomma, questo è Warlord of Mars, quello con la spadona. John Carter, ovviamente, quella insieme a John Carter è Deja Doris, che è sempre questa qui, che è la regina di Marte, l'imperatrice di Marte, che come potete vedere è sempre, diciamo, discinata. Nei romanzi è nulla, sempre. 1500 pagine di romanzi, lei non indossa mai nulla. E la cosa viene ribadita un sacco di volte, al punto che dopo un po' le righe erano lì dedicate alle leggine anche qui, perché dice vabbè, pazienza, questo è quello che... Chiaramente nei fumetti invece è una cosa così, diciamo, per cercare di nascondere le sue fattezze. Queste sono ancora copertine, come vedete, molto fantasiose e molto variabili, ci sono sempre questi
morti, sempre spade, sempre giocati con la spada, sempre degli attori, prigioniera, trattata come se fosse Cleopatra, diciamo così, eccetera. Ho portato questa tavola per una ragione molto semplice, perché qui invece è un'occasione d'oro per dire che questa è una cosa disegnata Bill Kane, uno dei più importanti disegnatori del fumetto americano degli anni 70 e 80. E infatti, rispetto a quello che dice un attimo fa, si vede il montaggio della pagina, la capacità di muovere i corpi, è una regia, i tagli delle quadrature, che grazie al cielo non ci possiamo dimenticare. Meravigliosamente ben illustrato, eh? E qui però io direi che le clicchine, perché alla posto che vedo mi ero segnato gli inchiostratori Rudin Ibres, è sicuramente Rudin Ibres. Ok, molto. Questo perché io c'ero quando pubblicavano questa roba, ragazzi, eh? E quindi me li ricordo, perché da appassionato di fumetti mi chiedevo chi è che faceva i fumetti. Nel 1985 Bill Watterson crea Calvin e Hobbes. Qualcuno dovrebbe sapere chi è Calvin e Hobbes, ma non importa, Calvin e Hobbes, cioè, come sempre noi non battiamo. Calvin e Hobbes, Calvin è un bambinetto molto cattivo, inacidito che c'era quel mondo. Hobbes è la sua tigre di pezza. Quando noi vediamo le cose dal punto di vista narrativo, dal punto di vista di Calvin, la tigre di pezza è viva e parla. Quando invece vediamo le cose dal punto di vista dei genitori di Calvin, che sono disperati perché hanno un bambino palesemente disadattato, la tigre invece è di pezza. Ora, questa è una meravigliosa immagine di Marte, dove vediamo di Viking, una delle sonde della NASA che lo raggiunsero negli anni 70, e quella è invece il fantastico carrellino con cui si muovono Calvin e Hobbes, che sono arrivati su Marte. Perché sono arrivati su Marte? Sono arrivati su Marte perché, come potete vedere, ecco, Calvin ne ha abbastanza della Terra. Prima di tutto perché sono trovati suo padre che non vuole scappare di continuazione. Secondo loro perché la Terra è piena di pioggia acide, di rifiuti tossici, di inquinamenti, di gente stupida, perché la gente stupida è una cosa comune nella scienza, eccetera. Quindi a un certo punto lui avete la mano e dice, mamma, io ho bisogno su Marte. E gli dice, certo, Calvin, vai pure, perché tanto mi sta mettendo. E loro due sono molto delusi, fastiditi, infatti Hobbes dice, non mi sembra preoccupato del fatto che ci andiamo, e lui dice, no, e dice, avrei dovuto lasciare casa mia già da molto tempo. Dopodiché salgono sul terrenino e vanno, vado e basta, non c'hanno bisogno di nulla, perché la fantasia di Calvin e così via, e attenzione qui, è sbagliato, scusate, ho sbagliato la verità, arrivano su Marte, atterrano bruscamente su Marte, e fanno le boccacce alla NASA dicendo chi è, però dal Viking dicendo eccetera, e alla fine però dopo un po' cominciano ad arrabbiarsi perché c'è niente su Marte, cioè sì c'è questo meraviglioso panorama ma non c'è niente. A un certo punto vedono un'altra cosa ed ecco un alieno tentacolare che chiaramente è quella che appare lì all'orizzonte, ma chiaramente tutto buffo e molto piccolo e non è l'alieno di Wells, diciamo, però loro si divertono. L'ultima tavola in fondo adesso che fa la mia vignetta di tutte e due che si spaventano allo stesso modo, loro terrorizzati all'alieno e l'alieno terrorizzato alla vignetta. Una squadra. Sì, sì, esatto. Meraviglioso. E questa è la tavola invece successiva dove loro sono, cioè, no, basta. E decidono di tornare a casa, quindi tornano a casa giustamente in tempo perché il papà stia tornando, no? Sono usciti la mattina, tornano la sera e gli dice, io sono andato su Marte, sì, certo, certo, dice, e non ti sono piaciuti i marziani, dice, no, veramente non è quello, dice, temo che i marziani temano noi, soprattutto che gli riempiamo di paura il loro pianeta. Insomma, è quello che grande Calvin ha ragione, e infatti in tante, diciamo, situazioni noi ci chiediamo se possiamo usare la Luna come pattumiera, tanto per dirne una, che l'idea che dire se possiamo evitare e noi. Consigliamo a tutti di leggere Calvin e Hobbes, si ritrova. Consigliamo a tutti di leggere Calvin e Hobbes, perché è assolutamente geniale. È assolutamente geniale e va comprato come tutto il resto. Invece non consigliamo assolutamente l'acquisto di Watchmen. Andiamo a morire, noi a mortare. Ma non so si può dire, però io lo dico, perché lo permetto da 30 anni, 30 anni di rotti di carriera, mi permetto di dire che la morte non si può fare a meno. Detto questo, volete leggere Watchmen? Prego, fate pure. Ma un'intera sequenza, uno dei più importanti in assoluto di Watchmen, è un metodo, è la presa straordinaria per carità di Dio, si incontra su Marte.
un Marte appunto che vedete non solo rosso ma assolutamente desolato. Il signore azzurro là in mezzo può darsi che l'abbiate visto in un film che casualmente sentite la voce. Ed è il dottor Manhattan, la prima divinità creata dalla scienza umana, diciamo, ecco, che sta pensando in effetti quella che ha in mano, è una fotografia della sua fidanzata, e siccome lui è diventato un dio, diciamo, la sua donna l'ha mollato. Questo è molto divertente, è una verità. L'ha mollato per una serie di ragioni che non stiamo specificare, perché se sei dio ci sono tutta una serie di problemi un po' strane, diciamo, per cui lei a un certo punto gli ha detto basta, io me ne vado, zampo. E lui si rifugia su Marte per stare un po' solo, non c'è niente intorno a lui, infatti, e ripensa alla Terra. Ed è qui, diciamo, che decide che l'universo non è proprio fatto nel modo più giusto che lui, in quanto divinità, potrebbe modellarlo. Questa è una storia che purtroppo, le cui conseguenze stiamo ancora vivendo in questi giorni, perché ci saremo costretti di nuovo a parlare di Sapo, per scrivere un pochino. E quindi il dottor Manhattan è lì da solo e quindi decide, un po' come Superman, di costruirsi semplicemente con le sue capacità mentali, sfruttando le risorse che ci sono sul pianeta, di costruirsi una specie di fortezza della solitudine, di castello nel quale meditare, che è questo oggetto incredibile legato a delle Gibbons, quella raggiunta la sua fidanzata, che lui a un certo punto capisce per cercare di convincerla che forse possono avere una vita insieme su Marte. La battuta è molto chiara, ma sono su Marte, per infatti mi ricordo di che cosa hanno fatto i marziani, secondo George Wells. Dopodiché il simbolo di Watchmen, come forse sapete, uno smile con la macchia di sangue vicino a Watchmen, la struttura costruita dal dottor Manhattan casualmente sta proprio vicino a questo cratere a formare la lacrima del marchietto di Watchmen nell'orbita di Phobos. Questo era una breve scena marziana da un classico. L'autore di Jeff Hawk negli anni 80, Sidney Jordan, crea un altro personaggio che si chiama Hall Star. È perfettamente identico a Jeff Hawk, con l'unica differenza è che Jeff Hawk era una striscia quotidiana che arriva sui giornali, invece Hall Star nasce come fumetto, diciamo, in qualche maniera. Ed è tutto a colori. E la cosa interessante è che l'inizio di All Star è questo: c'è una missione su Marte, c'è un errore durante la manovra di sgancio della navicella dell'Hunter che deve scendere su Marte, tenendo conto che all'interno ci sono gli esseri umani, la navicella precipita su Marte, rosso, si schianta, anche se riesce ad aprire parte con la caduta rollenta, vi ricordo che l'unico uomo sulla Terra che si è svegliato completamente le esplosioni, e mentre quelli sopra pensano che tutti quelli nell'under siano morti e cercano di organizzarsi, cercando di rimettere insieme i pezzi del modulo che hanno portato l'under sulla Terra, va tutto molto realistico, realtà zero, un movimento di personaggi straordinario, così eccetera, i morti vengono abbandonati nello spazio, in realtà al bordo della navicella, All-Star è ancora vivo e quindi è sopravvissuto e abbandonato da solo su Marte e viva di nuovo. In realtà però la sua storia è un po' strana perché troverà un manufatto marziano misterioso che lo salverà sostanzialmente perché Marte non ha vita sopra, ma altri hanno visitato Marte nel passato e così via eccetera. Lui si ritroverà quindi in un'avventura spaziale circondato da fantastici misteriosi alieni, tra cui una simpatica signorina inevitabile, diciamo. È un inizio, è stato stampato recentemente in italiano e tra l'altro, ecco, miracolosamente, l'ho portato. Ecco, esiste, è vero, esiste il fumetto di Dark Star. Ma quello è quello originale, sulle stesse tavole. Sono le stesse tavole. Che siamo anche recentissimi. Queste qui, le tavole originali sono degli anni 80, la colorazione è stata fatta adesso per renderle, diciamo, praticabili a un pubblico. Però il disegno è degli anni 80 e lui era un genio della ricostruzione tecnologica. Quello che dico che è l'unico fumetto che in qualche maniera media, in maniera realistica, l'aspetto tecnologico, scientifico, con l'aspetto religioso. Poi appunto non rinuncia alla scena dopo che anche arrivare gli anni di Ruffo, nonostante il realismo straordinario della sequenza iniziale in cui c'è questo incidente in orbita di Marte. Oh, purtroppo poi arriviamo al 1991 e qui colpevoli siamo qua presenti. Io sono Antonio Serra, insieme a Michele Vigna, 1991,
creo questo personaggio di fumetti di fantascienza, che è Nicola Morelli, che si chiama Nathan Bedard. Siccome il fumetto di fantascienza, siccome deve essere reale, cioè deve uscire tutti i mesi, e siccome deve essere un contenitore per il contenuto di fantascienza, anche su Nathan Bedard c'è Marte. E a un certo punto, per ragioni di comodità, comincia una saga a fumetti che si titola fantasiosissimamente La guerra dei mondi. I marziani cercano di fare la nel nostro caso però non sono degli orrendi esperimenti tentacoluti che vogliono distruggere il mare e la terra, ma sono degli esseri mutanti creati, cioè, dagli scienziati terrestri, e quindi sono persone rischiavi che sostanzialmente cercano di liberarsi, di tenere la propria libertà e di avere riscatto nei confronti della terra che li maltratta e li usa come forza lavoro, diciamo, fondamentalmente. Ho messo qua una, se si apre, la copertina di Roberto De Angelis, perché è l'unica di 20 copertine della figura dei conti, dove c'è Marte, geniale, quel coso lì è un altro figura di Marte. Questi sono due mutanti marziani, due specie, adesso ci sono tipi diversi di marziani, quello è Nathan Bedard, come quello è Nathan Bedard disegnato da Oscar Sparco, così, bravo, ecco. Questa è la copertina per far vedere quali sono i risultati finali, questa è la copertina montata con il titolo, il prezzo e così via, eccetera. E invece nelle tavole che vediamo adesso, vediamo delle tavole che sono appunto ambientate su Marte. Nell'universo di Nathan Bedard, Marte è tanto per cambiare terra formato, cioè ci si può stare sopra con senza caschi, c'è la vegetazione, animali, così via, eccetera, eccetera. E queste tavole sono state realizzate da Guido Masa e da un nostro collega, purtroppo scomparso, Giacomo Guerroni, che era straordinariamente bravo a disegnare tecnologia, cioè era un maestro nell'immaginare dei meccanici, gli oggetti, gli aerei, soprattutto, disegnava in maniera straordinaria. Quindi, anche un po' per fare onore a Giacomo, ho raccolto un po' di tavole tecnologiche e di ambiente, anche perché poi con Oscar parleremo 5 minuti proprio. Cosa vuol dire costruire gli ambienti? Ed ecco quindi la città marziana. Ora, avete intravisto soltanto per pochi secondi la città marziana prima del film di Fantasia da Marte. Abbiamo anche intravisto questa città marziana costruita dal dottor Manhattan. Ecco un'altra città marziana, poi insomma, sono un po' tutti uguali, sono una bella cupola, sono, diciamo, di un'architettura un po' deco, perché ci piace così. I film marziani hanno queste caratteristiche. Questi basso sono l'ex della Tannera che incontrano dei marziani, appunto, che sono appunto degli esseri artificiali, che sono anche marchiati, sono numerati, poverini. Questi sono ancora ambienti marziani, questi ambienti marziani erano stati costruiti utilizzando fotografie già, diciamo, diffuse dalla NASA, eccetera, cioè cercando di utilizzare quello che conosciamo della morfologia del pianeta. Perché mi ero segnato questa curiosità, che molti sanno sicuramente, ma che mi sono perso per strada. Marte nella fantascienza, Marte e astronomia. Il Monte Olimpo di Marte è il vulcano più grande del sistema solare, alto 27 km. Questa invece è la Valle d'Aquiris, che è una valle gigantesca, insomma, che qui in Atene devono andare ad attaccare l'imperatore di Marte, cattivissimo, per vedere chi era fuori dalla Terra. Questi. Questi. Ma il ritavolo preferito dal disegnatore? Certo. 150. Mille cosacchi da questa parte, 3000 ussari dall'altra. Comunque, insomma, queste sono tavole chiaramente molto complesse, però i nostri eroi qua avevano una voglia di lavorare, insomma. Quindi c'è questa battaglia pazzesca contro queste specie di piove marziane, qui purtroppo si intravede, come dire, il morbo mortale di Matrix, però purtroppo non possiamo farci niente, i disegnatori e gli autori vedono Matrix e pensano che sarà finita. Non è così, ma pazienza, ce l'ho fare. Durante questo pazzesco combattimento i nostri penetrano nella base dell'imperatore di Marte, quindi sono sempre legati alla resignazione, e l'imperatore di Marte a un certo punto, disperato, cerca di usare un'arma finale, perché? Perché prima dei marziani creati da noi c'erano degli altri marziani prima venuti dallo spazio. Che idea nuova, originalissima. E il marziano originale